Detto questo, io passerei, forse è meglio lasciare le conclusioni assieme a questo punto, passerei la parola alla nostra ospite, dottoressa Bevilacqua, e la invito insomma a darci le sue impressioni su questa iniziativa, su questa giornata. Intanto anch'io mi associo a chi precedentemente ha parlato nel salutare questo bel pubblico che poi è la mia famiglia, considerato che tutta la scuola di questo comune, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado con i loro rispettivi docenti sono qui, devo dire che rimaniamo nella bella famiglia che quest'anno abbiamo costruito, o abbiamo cercato quantomeno di costruire all'insegna dell'amicizia, nel rispetto chiaramente dei ruoli della gerarchia e per la quale amicizia che si è creata io ringrazio sia l'amministrazione sia la comunità intera, la comunità dei docenti e chiaramente la comunità degli alunni. È inutile che io ripeta quanto è stato già detto perché l'amministrazione comunale ha dato le motivazioni del perché siamo qua. Io ringrazio il dottor Mandarano e l'amministrazione perché l'invito è stato esteso alla scuola, ma che dirò a breve che non esiste biblioteca se non c'è scuola, lo affronterò dopo il discorso. E il signor Bartolotta, responsabile della biblioteca, sia per l'accoglienza che mi ha dato e sia per la totale disponibilità che dà di questa biblioteca alla scuola. Il dottor Mandarani, in qualità di assessore alla cultura, che vedo sempre disponibile in qualunque nostro incontro, naturalmente supportato e coadiuvato dallo straordinario e prezioso contributo del nostro link scuola-amministrazione, che è l'insegnante Fiorillo e che abbiamo fatto, ringraziamo. E la Daniela Suriano, la sindaca, anche se a me piace, permettetemi più il maschile nel merito, il sindaco, baby, che tanto baby non è perché ormai è adolescente e quindi il sindaco all'atere diciamo di questo consiglio comunale della scuola nel comune dell'amministrazione comunale è stata ben chiara, ragazzi comprate questi libri e siete voi che comprando questi libri, leggendoli, li portate in biblioteca e sarete responsabili, aiuterete questa biblioteca a crescere per voi, per i vostri fratelli, per i fratellini e le sorelline che verranno e per l'intera comunità scolastica e comunità di Stefanagoni. Cosa dire io allora se tutto è stato detto prima? Rappresento la scuola, rappresento l'istituzione e dicevo prima non c'è assolutamente biblioteca senza scuola e non c'è scuola senza biblioteca. Perché scuola e biblioteca hanno in comune, e mi rivolgo agli alunni in questo momento, il libro. Il libro diventa il gancio, il trade union, si dice, tra quello che c'è nella scuola. Quando io dico libro, cosa pensate ragazzi? Alla scuola. Però c'è un macro contenitore, un grande contenitore di libri che è la biblioteca. Giustamente diceva il signor Mandarano, i fondi, i tagli alla scuola impediscono che ci siano delle biblioteche da 5 anni a questa parte, delle vere e proprie biblioteche nella scuola, cosa che prima era molto più supportata. Non abbiamo più il bibliotecario perché i vecchi bibliotecari sono rientrati ad insegnare anche per i tagli alla scuola, allora quale migliore occasione oggi nel suggellare questo bellissimo rapporto, questo clima di intesa non tra due istituzioni, la scuola e la biblioteca, questa bellissima biblioteca, ma un rapporto unico, da sinolo, si dice nel mondo degli adulti, biblioteca nella scuola, tra le altre cose vicina anche logisticamente alla scuola, e la scuola nella biblioteca. Diceva il signor Bartolotta, siete tutti invitati a venire qui, avete visto che bella struttura che c'è, perché il pomeriggio invece di star fuori o di stare alla televisione dopo che fate i compiti non venite qui insieme a fare gruppi di ricerca, a vedere che libri ci sono, a stimolare le vostre curiosità? Il libro non è qualcosa che va messo nello scaffale, va chiuso o va tenuto nello zaino a disposizione della scuola e delle lezioni. In ogni libro c'è una parte di noi, un rapporto di vita in cui tutti noi ci possiamo vedere. E il bello e il piacere di leggere il libro
libro e dello stare con i libri consiste proprio in questo: vado a scoprire quella parte di vissuto di me che è scritta lì dentro, e lì dentro io mi vedo, anche perché gli autori dei libri, ragazzi, non è che non ci sono più, che sono morti. Non pensate che gli autori dei libri siano quelli che sono morti e che fanno parte della letteratura. No, gli autori dei libri sono vivi, e vivono i sentimenti, le emozioni, le sensazioni e quella parte di vita che scrivono, perché l'hanno vissuto tratto dalla vostra vita, dalla nostra vita, dalle nostre esperienze, dalle nostre emozioni. Proprio ieri si è concluso il mese del libro, 23 aprile, 23 marzo, conclusosi con la fiera poi del libro, la giornata del libro. Proprio ieri io ho chiuso nell'altra scuola una serie di incontri con diversi autori che hanno dimostrato a tutti i bambini, a tutti i ragazzi della vostra età, scuola primaria, scuola secondaria, che quello che c'è nel libro e l'autore del libro non è una persona che non c'è, ma una persona che vive, che esiste e, come dicevo prima, racconta una parte di noi, di voi, di ciascuno di voi, soprattutto gli autori della letteratura per l'infanzia, come il caso della vostra età. Allora venite in questa biblioteca, comprate i libri per la biblioteca. Se avete qualche libro in più a casa, portatelo qui nella biblioteca. Fate di questa biblioteca quasi quasi una stanza vostra che è comune a tutti voi. Chiamatela la stanza comune, chiamatela il luogo comune e venite qui, ritrovatevi qui, perché può essere un bellissimo luogo di ritrovo alternativo all'ozio, al non far nulla, al passeggiare per la piazza, lo stare in piazza. E poi un luogo per ritrovarsi insieme e per costruire insieme sentimenti di amicizia, sentimenti di amore, di solidarietà, che sono quelli che vi auguro possano esistere, convivere tra voi al fine di costruire un bellissimo paese come questo di Stepanakert. Va bene? Grazie, ed è per questo che...